Si istruisce il processo contro Giuseppe Musolino. Introducete l'imputato. Silenzio o faccio sgombrare l'aula. Questa è la storia vera di Peppo Musolino, che fu chiamato re della Spromonte. Un uomo che lottava contro il destino e le nemici suoi che furono tanti. Erano giovanotto tutto cuore e lo pensiero sempre a travagliare. Lo motto suo era rispetto e onori che affrontiata li seppe portare. Faceva di misterio spaccaligna, passando di orna sopra la montagna, e aiutavo pace a mezza vigna, libero come un ceddu di campagna. Una brutta sera Peppe Musolino finì un lavoro e trase all'osteria, vi assaggiare un bicchiere di vino, io canto e carta assieme a compagnia. Musolino commerciava castagne con l'amico e socio Vincenzo Zoccoli, ma i conti a Peppe non ci quasavano mai. E così un giorno decidiamo rompere la società, ma chi lo travagliava e la romaneava. Sto fatto non ci piace a Zoccoli, il giorno odiavo a Peppino e pensavo che ce la iva a fare a pagare. Ma quando Peppe Neddo s'accorgiu che calcoloni carti ci imbrogliau, d'offesa iddu non se la teniu e a dovere a tutti li chiamau. Chiuduno caso sta pigliando spasso, pensando che cammenzo c'è sto un ciusso, niscivo fuori senza fare chiasso, perché su pronto e mince rompo mosso. Infatti Zoccoli cercavamo, provocava Musolino, in modo mo' da fare la questione, ci imbrogliava le carte, cercava chi parola a doppio senso ma lo offendi. E a sto punto Zoccolo con frate e un pugnato chiama fuori a Musolino, ma Peppe Neddo che era un uomo forte, chi mane non bitta a nulla, e cominciamo a tirare pugni a tutte le parti. Chi mane nudo ci teneva testa, aveva coraggio e forza di un leone. A Sciarrapiddu era come una festa, venita avanti pezzi carognoni. Nessuno 4-5 a mezza strada, per spalleggiare a un certo Vicenzino, volau da mezzo carco cudeggiata, feri un to' brazzo a Peppe Musolino. Certo, perché Zoccolo si rendeva conto che Peppe era più forte di tutti i tre. O vegliacco trao foro cuteddu e feriva a Peppino un tano brazzo. A sto punto intervenire as amici e tutto finì da. Ma Peppino un tano giambusto per dio berritto, e non ci pensava mai o mondo quant'era importante du berritto che Peppe per dio da sera.